non ho mai messo i mutandoni alle Kessler, protestava. Con me facevano vedere tutta la coscia, con la calzamaglia, ma tutta la coscia. Una leggenda quella di Bernabei, uomo dei mutandoni alle ballerine. Mi piaci. Suo, semmai, il primo ombelico in TV, quello di Raffaella Carrà nel 1970. È vero però che è stato lui a far cambiare una strofa a Lucio Dalla e soprattutto a togliere la conduzione di Canzonissima a Franca Rame e Dario Fo, dopo lo sketch su un costruttore edile che se ne infischiava delle norme anti-infortunistiche. Era la RAI di Bernabei. Per 13 anni le sue idee, la sua formazione culturale, la sua visione del mondo hanno concorso a formare la coscienza e l'immaginario di due generazioni di italiani. Fiorentino, educato alla scuola dura della ricostruzione e della guerra fredda, a Giorgio La Pira, il sindaco santo di Firenze, doveva la sua formazione culturale e civile. Fanfaniano più di Fanfani, ricordava di aver collaborato con tutti i presidenti del Consiglio di quegli anni, da Aldo Moro a Giulio Andreotti, ma con Fanfani, certo, aveva un rapporto speciale. È lui a chiamarlo a Roma a dirigere Il Popolo, il quotidiano della Democrazia Cristiana, ed è lui a consegnargli nel 1961 la RAI. Sempre attento alle indicazioni e alle pressioni che arrivavano da oltre Tevere, vero credente, uomo di potere e patriarca, da un lato Bernabei conservava tenacemente il controllo politico dell'azienda, ma dall'altro ne curava la crescita culturale e industriale, portandola al livello delle più forti e blasonate TV europee. Moralizzatore e insieme modernizzatore, ne ha fatto una gigantesca agenzia educativa capace di portare nelle case degli italiani programmi come Non è mai troppo tardi con il maestro Alberto Manzi, gli sceneggiati tratti dai grandi classici della letteratura, i fratelli Karamazov, i promessi sposi, l'Odissea, rotocalchi rivoluzionari come TV7. Nessun giornale come la RAI di allora ha mai dedicato tanto spazio al resto del mondo, da Israele al Vietnam, agli Stati Uniti. Il suo era un autoritarismo illuminato. Nella sua RAI lavorava davvero il meglio della cultura italiana. Umberto Eco, Enzo Biagi, Alberto Ronchey, Arrigo Levi, Furio Colombo, Andrea Barbato. Era la RAI di Bernabei, eppure era la RAI di tutti.